Ciao amiche e ciao amici, come trasformare una tromba amicizia in amore? Questo video per rispondere a Leonora che mi segue su YouTube, che ha un rapporto di tromba amicizia con un ragazzo che però comunque la cerca, è coinvolto in qualche modo. Ora, devi definire che cosa intendi con amore. Non importa che lui ti dica sono innamorato di te, anzi, questo non devi chiederlo assolutamente, perché sarebbe una presa d'atto formale di qualcosa che non vuole prendere. Invece, devi agire su un piano analogico, senza chiedergli niente, anzi dicendogli noi siamo soltanto dei tromba amici, niente di più. Questo glielo dici direttamente tu. Però fai sì che lui, piano piano, gli metti dei vincoli in modo tale che lui faccia qualche cosa in più. Qualche cosa di diverso con te, che ne so, una cena piuttosto che, cioè, gli metti dei vincoli, dici no, beh, se andiamo a cena te la do, se no non te la do, diciamo in altri termini, non è che devi dirglielo così esplicitamente, però devi fargli intendere che qualche cosa di più, ma dicendo su un piano logico che resti, che siete solo tromba amici e basta, però poi magari un weekend fuori, qualche cosa sempre di più. Insistendo sul fatto, guarda, no, io con te voglio solo una tromba amicizia e basta, ma facendogli fare delle cose che farebbe un fidanzato fondamentalmente. Quindi lui si troverà, da un punto di vista analogico, a fare delle cose simili a quelle che fa uno che ha una relazione stabile, solo che da un punto di vista logico gli dici no, che siete solo tromba amici. Questo devi insistere su quello, perché se tu cerchi di spingerlo su un piano logico otterrai soltanto l'effetto contrario. Invece, analogicamente, se la parte logica è tranquilla, se lui ci tiene comunque a fare sesso con te, magari farà delle cose in più. E queste cose in più che farà lo faranno coinvolgere analogicamente, non logicamente. E a un certo punto arriverà lui a voler passare su un piano logico e dire: magari siamo, magari non proprio fidanzati, ma neanche solo tromba amici, qualcosa di più piano piano, e tu dovrai insistere: no, siamo soltanto tromba amici, però su un piano analogico sempre qualcosa in più. Questa è la regola per riuscire a far avvenire la trasformazione. Poi a un certo punto arrivi a un punto tale che, come una valanga, è diventata, cioè non si riesce più a fermare praticamente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!